Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ok. Ho visto un attimino parzialmente la partita di ieri, però ho dovuto uscire, insomma, tutto quanto. L'ho visto un po' prima tempo, raga. Io vi dico la verità. Primo tempo imbarazzante. Ma imbarazzante, ragazzi, io veramente non ho parole. Ragazzi, è preoccupante. Cioè, se noi vinciamo con la Spal per 1-0, ragazzi, è preoccupante. Ma è preoccupante. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? Aspettate che chiudo un attimino. È imbarazzante, ragazzi. È imbarazzante. Cioè, tutto questo tempo, ieri, oltre che... Vabbè, ragazzi, allora partiamo da una cosa. Gazdziecko non è che ha fatto così schifo, secondo me. Poi, se andiamo, ovvio che poi, ragazzi, a sinistra abbiamo un animale, ragazzi. È un animale. Hernandez è un animale. Cioè, quello di cuore, cazzuto, così mi piace a me. Questo, se fosse così tutti i giocatori, ragazzi, veramente potrebbero combattere chiunque. Ma non è così. Allora, partiamo dal presupposto che, devo dire, vi chiedo, scrivetemelo qua sotto se pensate anche voi questo, non lo so ragazzi, ma Suso lo fa apposta? Cioè Suso, fatemi capire, è subito entrato, lo zio l'ha fatto entrare, e subito segna, cioè allora un fenomeno quando vuole lui, allora lo fa apposta a giocare di merda, non ho capito. Mamma mia, poi ragazzi, io non lo so, ma perché? Poi, Pioli, cioè, ragazzi, non lo so. Duarte non mi è dispiaciuto lì un attimino a destra, però, onestamente, Duarte è un giocatore un po' ancora da scoprire, dato che non ha ancora giocato. Poi è entrato Calabria, perché comunque Musacchio si è fatto male, non ho capito nulla, perché dato che era fuori, non ho capito comunque si è fatto male. Comunque... doveva giustamente io. Però raga, ha capito, ragazzi, vi giuro, ha capito che i colori del Milan sono rosso e nero, cosa che a Roma non è successo. Dicevano tutti, ragazzi, che non capiva i colori della maglia ed era nero, ragazzi, io non ci credo, l'ha capito. Poi io ho una domanda un po' curiosa da fargli a padre Pioli, Mister Pioli, lì come si chiama? Allora, ragazzi, perché io lo chiedo, ma perché cazzo, ragazzi, non facciamo giocare Rebic? No, 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 vi chiedo, perché ragazzi, allora io dico, potevi giocare a destra con Rebic, a sinistra con Leao e prima punta con Piontek, che era tanto difficile, eh? Poi subentrava, faceva entrare Castillejo, quella merda di su, lo tenevi lì in panchina, non me ne frega un cazzo, cioè, ma questo so che è difficile. Suso in panchina per 95 minuti diventa impossibile. Lo so ragazzi, però bisognava, ma fa niente, fa niente. Nel senso, non c'è niente da criticare, non c'è niente da criticare, che è tanto che abbiamo vinto, ragazzi. Cioè già adesso ci siamo messi in decima posizione. Grazie a padre Pioli, grazie, veramente, per miracolo. Adesso arriva l'incubo, ragazzi, adesso arriva l'incubo, perché abbiamo la Lazio, la Juve, il Napoli. Io non voglio sapere in queste partite che, ragazzi, grazie per prendiamo 2 punti, è un miracolo. Cioè, è un miracolo, ragazzi. Però io penso che con la Juve non sgami in casa loro, non ne prendi. Non riesci a portare a casa quei punti che servono, perché comunque abbiamo visto cosa è successo al Genova, ogni volta rigore. Ragazzi, non ditemi cazzate, perché quando se vengono i gobbi, io vi dico già, raga, quello lì non era rigore, perché quando Ronaldo si fa ad appoggiare sulla gamba, se fate caso, lui si tuffa in anticipo, e sì, ragazzi, non sembra, però secondo me era simulazione, perché Ronaldo, quando sterza verso sinistra,
Lui appena sente il contatto si butta per terra. Però non andiamo a vedere, ma che cazzo ce ne frega, gli diamo rigore che così si fanno con i gobbi. Ma va, andate a fare in culo, va. Pezzi di merda, arbitri. Veramente, raga, io non lo so, veramente. Poi mi fate girare i coglioni, ci credo, vabbè. Preferisco parlare della mia squadra, non dei singoli degli altri, perché non mi piace. Comunque, partita decente. Decente, nel senso, potevamo fare molto molto meglio, ma vabbè, fa niente. Io non lo so ragazzi, non lo so dove possiamo arrivare, non lo so nulla. Adesso non mettiamoci la testa che abbiamo preso 3 punti con la SPAL, ragazzi, perché se non prendevamo 3 punti con la SPAL, porca puttana, veramente eravamo nella merda e potevamo anche fregarci di tutto quanto, di tutto il campionato, l'ha buttato nel cesso. Già l'ha buttato nel cesso di sé. E la zona Champions League comunque sembra lontana, anche se gli dicono 6 punti, raga, però cazzo. Se le altre continuano a vincere, dura. Poi mi sta sulle palle anche l'Inter, ragazzi. L'Inter. Cioè, l'Inter adesso, raga, ha fatto. Oh, noi eravamo così alla pari. Loro sono andati così. Ecco, tutta colpa giustamente di quel deficiente, di come dice Alessandro Lestelli. Ragazzi, andate a iscrivervi anche al suo canale, raga. Come dice lui. Quel deficiente di Gazzidis. Tocco i coglioni, volevo dire, raga. Mi tocco i coglioni quando sento Gazzidis. Porca puttana, raga. Non lo posso vedere quel cadavere morto, raga. Ha ragione. Tutti quelli che dicono su YouTube. È un cadavere morto, raga, vi giuro. Porca puttana, ragazzi, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Mercato è stato fatto col culo. Io avrei anche riscattato Bakayoko, vi dico la verità. Avrei dato quella merda di Kessié. Raga, Kessié non c'ha gambe. Questo non c'ha le gambe, ragazzi. Questo non ha le gambe. Ce le ha quadrate. Io che cazzo ne so, ragazzi, ma non ne ha. Cioè, non ha le caviglie. Vabbè. Che cazzo devo dirvi? Che cazzo devo dire? È questo, i piedini di Kessié sono tutti girati. Non ho parole, cazzo, non ho parole. Poi, raga, no, veramente, non lo so. Non lo so. Ma come cazzo si fa? Dove vogliamo andare? Lì, io non so, ragazzi, però anche lì a destra, adesso a gennaio, ragazzi, spero che prendiamo un terzino. Io venderei subito Calabria perché mi ha rotto i coglioni, non me ne frega niente. Conti. Lo terrei anche come sostituto, poverino, ha fatto un infortunio, ragazzi, che non è da poco, è spaccato 2 volte crociato, sappiamo tutti, quindi io non posso criticarlo adesso, ma al massimo è da mandare in prestito Conti, al massimo. Quindi adesso serve una rivoluzione propria, secondo me, a centrocampo ci vuole più qualità, però se prendiamo Bakayoko magari ce la dà. Non lo so, dato che a Londra non si trova bene. Non so, potreste fare un pensierino pure voi. Ah, ragazzi, poi per chiudere il video un attimo volevo parlarvi di trattativa di Mino Raiola che è arrivata la sua offertina. Ieri diceva Carlo qua su YouTube, ragazzi. Sentite qua. Allora, Mino dice un quadriennale per 8 milioni di euro all'anno a Gianluigi Donnarumma. No, ragazzi, l'offerta non è neanche male, tra l'altro, vi dico la verità. Non è neanche male. È da trattare, però, perché io andrei su 7 milioni più qualche bonus a Gigio. E magari ce la penso, si può fare, magari. Non lo so. Però sappiamo che poi dopo, ragazzi, già gente che parla di Barcellona, Tottenham. Gigio, ragazzi, no, 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 state buoni, eh. Già sto col naso che Romagnoli passate nella squadra di quella merda di Raiola, ragazzi, e non mi va bene. Alessio, non mi va bene questa cosa che hai fatto. Questa scelta non dovevi farla. Con tutti i procuratori bravi del mondo che ci sono, proprio questo, no, ragazzi. Questo non te lo dovevi prendere. Mi spiace. Io la penso così almeno. Oh. Pollicione su,
Iscrivetevi al canale, ragazzi, e ditemi la vostra, quello che ne pensate.